Centinaia di foto di pastiere rigorosamente fatte in casa. Impegnatevi. Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno una zozzeria, ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare pure i dolci in casa. Non si è fatta attendere la risposta delle donne campane al governatore De Luca. L'invito del presidente della regione Campania a realizzare il tipico dolce pasquale napoletano tra le quattro mura di casa è stato accolto come una sfida dalle pasticcere nostrane, che grazie all'innata arte di arrangiarsi alle doti culinarie più o meno sviluppate hanno sfornato delle signore pastiere. Nella prova il feedback all'appello lanciato dall'insegnante giornalista blogger Ida Lenza dalle pagine del giornale online In Prima News, su cui pubblica una rubrica di food dedicata ai dolci homemade. Ieri sera ha chiesto alle lettrici di inviare la loro pastiera per dimostrare a De Luca che quando si fa appello al nostro senso di responsabilità e civiltà, noi non ci tiriamo indietro. E in pochi minuti all'indirizzo email info@inprimanews.it sono cominciati ad arrivare prima timidamente, poi in modo sempre più deciso, istantanee delle pastiere. Insomma, la sfida di De Luca a suon di pastiere è servito.